Oggi pomeriggio è stata terribile per me, è stata un'ora e mezza terribile in cui ho ragionato da solo. Avevo detto aspettiamo lunedì, capiamo, lunedì ci sarebbero stati anche gli interrogatori. Io mi volevo dimettere ieri mattina, loro lo sanno, la giunta mi ha detto ragiona, senso di responsabilità. Io ho capito oggi pomeriggio che rimanere qui diventa un guaio. Hanno vinto altri. Io spero che sia un fatto legato a un certo modo di fare oggi la stampa, o se non è in atto un disegno che non è quello dei miei avversari politici in consiglio comunale, che io rispetto, fanno il loro lavoro, anch'io ho fatto l'opposizione, ragazzi. Anzi, questi giorni potevano alzare i toni ancora di più, avessero voluto. Ma non l'hanno fatto perché sanno, loro sanno. Ma non mi va bene i miei cittadini, i cittadini indignati, è giusto che lo siano. Quelli su Facebook incazzati. Io a certi momenti penso che se non fossi stato il sindaco, io forse sarei venuto qui a tirare due uova marce. Sono indignato io, figuratevi un cittadino normale, figuratevi quelli che stanno senza lavoro, eccetera, è giusto. Ma c'è qualche altra cosa. E d'altra parte non è arrivato nessun segnale a nessun livello, per cui io credo che rimanere qui in questo momento sia un danno alla città. Quindi io rassegno le mie dimissioni, dopo che chiaramente ho verificato la cosa più importante, che si può rivotare a maggio. Guai se io non mi fossi dimesso, nel caso avessi deciso di mettermi entro il 30 di gennaio, perché avremmo saltato. Invece, adesso io chiedo alla città di interrogarsi su tutto quello che è successo in questi anni. Interroghiamoci. Interroghiamoci anche su quello che sta succedendo in queste ore.